imitazioni, ora le imitazioni si fanno sempre, ma c'è personaggi, ora che c'è? C'è Costanzo, non si capisce neanche che dice, senti Costanzo. Gli hanno detto, come stai con Maria De Filippi? Lui ha detto sì. Grazie, buonanotte. Tanti hanno detto perché ho sposato Maria De Filippi, eh? E ho sposata perché un uomo in casa fa sempre comodo, eh? Addio a Nicky Giustini, genio della risata intelligente. La morte, sopraggiunta attorno alle 10 di mercoledì, nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove era ricoverato dall'inizio del mese di dicembre in seguito a un malore. Aveva 52 anni e l'ultima parte della sua giovane vita l'aveva passata a Migliarino Pisano. Era nato a Waterford, in Irlanda, il 10 settembre 1964, ma era cresciuto in Val d'Arno. Le sue apparizioni televisive iniziarono nel 1989 con Vernice Fresca, trasmissione toscana di successo in onda su 5 Stelle, condotta da Carlo Conti, un programma che è stato il trampolino di lancio anche per altri famosi comici toscani del calibro di Leonardo Piracciola e Giorgio Panariello. Dopo una fortunata partecipazione nella trasmissione dedicata agli imitatori Stasera mi butto, Nicky Giustini si era visto spalancare le porte di Rai e Mediaset. Negli ultimi anni aveva condotto con Walter Santillo la trasmissione radiofonica di Radio Cuore, Due nel pallone, con irresistibili imitazioni di personaggi famosi su tutti Massimo Boldi, Vittorio Cecchigori e Paolo Villaggio. Ho appreso con estremo dispiacere della prematura scomparsa del nostro concittadino Nicky Giustini, ha commentato il sindaco di San Giovanni Maurizio Viligiardi. Solare ed eclettico, Nicky ha fatto sorridere e divertire tutta l'Italia con le sue battute e il suo inconfondibile dialetto valdarnese. Caro Nicky, per me sarai sempre così, allegro, sorridente, sempre pronto alla battuta e soprattutto una persona buona. Ciao, amico mio, lo ha ricordato Leonardo Pieraccioni su Facebook. Giorgio Panariello ha scritto, un grande dolore, caro Nicky Giustini, questa non mi ha fatto ridere. Tra i suoi personaggi, indimenticabile il suo Pino Carotti, da Rigutino. Pino Carotti! Buono, eh? A che ti serve? La prima litata, schiaccio ogni cosa. Allora, accendi il microfono, si sente? Si sente bene adesso. Accendi il lume! Che lume? Carlo Raid sei te, ci ammazzi il pechino. Forza, abbiamo poco tempo, andiamo diritti diritti con quello che ho organizzato il karaoke, però Rigutino c'è stato un giochino originale. Che? Uno sputa più lontano di tutti, lo scaracchioche. Sì, vabbè. Allora, lei non va in vacanza, Pino? Se può di nulla, se può di... Mi puzza il fiato, non ci si sta vicino. Guardi, per favore, l'ho già detto. Se suda, sudo io, puzzo lui, via. No, per favore, ora basta. Allora, senti. Mi racconti se lei va in vacanza, sì o no? Senti, io 2 anni fa sono stato in Costa Smeralda. L'anno scorso sono stato in Costa Azzurra, quest'anno non ci vado. E perché? Costa troppo. È bellina questa! È bellina questa!